Ragazzi, mi stavo chiedendo, ma nella storia di Fortnite, quali sono stati dei potenziamenti più devastanti? Octi, non è che riusciresti a darmi una mano? Ma certo, Luke! La storia di Fortnite è piena di oggetti e di armi molto forti quando sono stati aggiunti, che però in seguito, per una cosa o per un'altra, mamma Epic ha deciso di depotenziare. O addirittura di togliere completamente dal gioco. Ma sapete un'altra cosa che mamma Epic ha deciso di fare? Di lasciare un like a questo video in modo che l'algoritmo di YouTube condivida il video. E di iscriversi a questo canale per avere una connessione del connessionato puro potentissima! Prima di andare ai nerf veri e propri, è importante capire quali sono i tipi di nerf di cui andremo a parlare in questo video. Infatti, le armi nerfate nella storia di Fortnite sono tantissime, ma io voglio parlarvi di quei nerf che hanno completamente ribaltato la situazione su un oggetto o su un'arma o su una meccanica, rendendolo da un oggetto fortissimo a un oggetto completamente inutile. Quindi non si parlerà di armi come la Thompson, che nonostante i vari nerf è rimasta comunque un'arma molto valida e molto forte. Il pompatattico. Tattico. E la prima cosa che andremo a vedere in questa lista è il pompa tattico. Oggigiorno, anzi dalla season 2/3 in poi, il pompa tattico ha sempre fatto schifo. Fa troppo poco danno rispetto a tutti gli altri pompa, che sono mille volte più utili, perché dopo tutto un pompa è fatto per shottare il nemico. Tuttavia dovete sapere che nella storia di Fortnite non è sempre stato così. Infatti nella stagione 1 il pompa tattico aveva la rarità in variante viola, quindi epica, ed era una delle armi più forti del gioco. Questo principalmente per due motivi. Aveva un caricatore di ben 8 colpi e sparava molto velocemente, e al tempo, con la mira scarsa che avevamo tutti, 8 colpi erano tanti e sparare velocemente era una cosa buona. E numero 2, non era ancora stata introdotta la questione dei pallini del pompa, perciò bastava prendere il nemico in qualsiasi parte del corpo per fargli il danno intero. Cioè, se tu anche gli prendevi il mignolino del piede, anzi l'unghia del mignolino del piede, gli facevi il danno completo come se gli avessi sparato in bel mezzo alla pancia. Questo rendeva il pompa tattico un'ottima arma, perché anche da distanza faceva i suoi bei danni. Nelle successive season, tuttavia, la sua rarità viola è stata tolta ed è sparito anche il sistema del mignolino del piede. Infatti è stata aggiunta una meccanica dove i pompa è come se sparassero 10 pallini, e sulla base di quanti pallini voi riuscite a far entrare nel vostro avversario, così tanti saranno i danni che voi farete al nemico. Questo portò quindi i pompa tattici a fare completamente schifo, perché avevano 10 pallini che andavano in tutte le direzioni, quindi era praticamente impossibile, a meno che non gli andavi in bocca, di sparare e di colpire con tutti i 10 pallini. Dalla media distanza praticamente facevi 16. Non so se vi ricordate quel periodo in cui i pompa facevano tutti 7-8 di danno e tutta la gente se ne lamentava costantemente, che si faceva sempre 7-8 di danno tranquillamente. Era proprio quel momento lì. La Epic si rese conto che i pompa erano diventati così tanto una schifezza che decise di aggiungere un aggiornamento dove da allora in poi tutti i pompa, nonostante colpiscano anche solo con un pallino, viene calcolato come se colpissero con minimo 3 pallini, in modo da incrementare il danno minimo. Questo ha buffato di poco i pompa tattici, che tuttavia sono rimasti a essere delle armi molto disutilizzate, perché oggigiorno le prime tre varianti fanno schifo. Invece quelle due, quello epico e quello leggendario, possono essere utilizzati, sono buoni, ma non sono sicuramente come era il vero pompa tattico della season 1. Ah, che ricordi. Il pompa del nonno. E parlando sempre di pompa, ci spostiamo a quello che è il secondo oggetto nerfato di questa lista, il pompa del nonno. Tutt'oggi il pompa del nonno è molto forte, ma vi assicuro che rispetto al pompa della vecchia season non è niente. Il pompa del nonno è stata fin da sempre un'arma molto buona. Ciò che dovete sapere è che nella season 1 era praticamente un cecchino. Vi ricordate il discorso del mignolino del piede, dove anche se tu colpivi solo il mignolino facevi danno completo? Ecco, siccome c'è stata questo bug che praticamente faceva sì che il pompa del nonno riuscisse a colpire i nemici anche a tantissima distanza, tu bastava che col pompa del nonno prendevi un tipo in testa per fargli il danno completo in headshot da 200 metri di distanza. Cioè era un cecchino praticamente. Non aveva senso prendersi bolt action se tanto tiravi fuori il pompa del nonno, prendevi e facevi comunque tantissimo danno da distantissimo. E poi come dimenticare il double pump? Il double pump è stata una meccanica scoperta verso la fine della season 2/3 di Fortnite. Per coloro di voi che non l'hanno vista, consisteva nel portarsi dietro due pompa e sparare, cambiare pompa, sparare, cambiare pompa, sparare, cambiare pompa e così via, in modo da fare un sacco di colpi uno dopo l'altro senza perdere tempo facendo
a ogni colpo del pompa. Era una tattica devastante. Si facevano fuori intere squadre in pochissimi secondi, tanto che Mamma Epic decise di nerfare questa meccanica aggiungendo quello che è il ritardo quando si tira fuori un pompa, in modo da impedire di fare questa meccanica. Molti rivorrebbero il double pump indietro, e secondo me sono dei gran coglioni. Avere una cosa così potente è sbagliata, perché come ce l'avete in mano voi, ce l'hanno anche in mano altre persone, e gran parte delle volte queste persone sono mille volte più forti di voi. E soprattutto il double pump non è né divertente né giusto. Io immagino che ora, quando perdete una partita dove vi shottano col pompa, vi lamentate, sbraitate, lanciate via il controller, eccetera. Ecco, in quella season era la base, era normalissimo. Tutti si arrabbiavano, perché non è possibile che tu giri l'angolo, uno ti fa pam pam e tu sei morto, senza neanche la possibilità di buildare o difenderti. Questo non rende il gioco né divertente né interattivo, non c'è possibilità di difendersi, non c'è nulla. Non è divertente, chiunque rivoglia il double pump indietro non sa cosa sta chiedendo, è come tutti quelli che hanno votato la Thompson e poi si lamentavano del fatto che la Thompson era troppo forte. Ma siete dei coglioni! Fidatevi, da uno che ci è passato, il double pump non è per nulla divertente. E sfrutto questo momento per ricordarvi di supportarmi nello shop col codice supporta un creatore OctiPFI. Grazie davvero di cuore a tutti coloro che lo fanno, che supportano il canale e la creazione di questi video. Bomba ballerina. Il terzo oggetto di cui parleremo è appunto la bomba ballerina. Ai nostri tempi la bomba ballerina è una cosa completamente inutile. Diciamo che qualcuno se la tiene di tanto in tanto come tecce per far uscire i nemici dal bruto, da quando è stato aggiunto il bruto, e qualcuno se la teneva come tech per far uscire i nemici dalle girosfere quando le girosfere andavano di moda, ma tutto sommato è un'arma che uno non terrebbe nel suo inventario costantemente, perché è un oggetto inutile, dura solo 5 secondi e basta che il nemico prenda anche solo un danno e smette di avere effetto, quindi è praticamente inutile. Ma un tempo non era assolutamente così. Un tempo durava ben 10 secondi, era più comune da trovare perché era rarità verde, e non importa quanto danno prendesse il nemico, fino allo scadere dei 10 secondi lui continuava a ballare, quindi gli sparavi un RPG in bocca e lui continuava a ballare, diamine, balla fino alla morte. Inutile dirvi quanti troll giravano in giro nascosti nei cespugli pronti a lanciare le bombe ballerine su squadre intere per farle fuori. La gente la teneva praticamente sempre perché era veramente un'arma OP, tutti ne parlavano quando uscì. Purtroppo la Epic Games decise appunto di nerfarla, quindi aumentò la sua rarità, aggiunse il discorso del danno e diminuì i secondi fino a 5, il che adesso la rendono un'arma carina, una tech, ma nulla di quelle cose che terresti nel tuo inventario per sempre. Il lama. Il prossimo oggetto nerfato, non so se è proprio considerabile un oggetto, è il lama e anche il sistema dei materiali. Durante la sua aggiunta il lama dava 500 materiali per tipo e ti faceva trovare un sacco di risorse e anche delle armi. E durante la season 3 la gente stava iniziando a fare quelle che erano le prime build fight. Ormai era passato del tempo, la gente sapeva come giocare a Fortnite, era diventata sempre più brava e quindi voleva dare il meglio. Fino a quel momento però i materiali non servivano mai, la gente li usava per fare di tanto in tanto delle scale, di tanto in tanto dei muri e di tanto in tanto per buildare un mega fortino alla fine da difendere e da starci lì dentro. Nessuno aveva mai fatto le build fight. Ma quando la gente diventò più brava, i materiali servivano sempre di più. Allora Mamma Epic decise di indurre due nerf devastanti. Il primo, il lama non dava più 500 materiali, ma ne dava solo 200 per tipo. E non è tutto, ridusse la quantità di materiali che si può trovare lootando in giro. Quindi se una volta voi distruggevate un albero e facevate 100 materiali, adesso ne avreste fatti tipo 30. Farmare materiali era diventato complicatissimo. Praticamente la gente andava sempre in giro senza materiali, la gente passava 10 minuti della partita solo a lootare materiali e il gioco non era divertente, perché immaginatevi passare 10 minuti a lootare e prendervi una cecchinata di Barrett da dietro e morire one shot. Non sarebbe stato divertente. E quindi la Epic capì che doveva fare qualcosa. Di conseguenza ripotenziò sia il lama che il sistema di materiali. Il sistema di materiali lo portò ad aumentare un po' le risorse che c'erano in giro, quindi se una volta gli alberi davano 100, durante il nerf erano scesi a fare tipo 30, dopo il nerf sono saliti circa sui 50-55. Invece, per quanto riguarda i lama sono tornati ad avere 350, tuttavia non davano più comunque armi, davano meno cure rispetto a tanto tempo prima e soprattutto ne venne aumentato il numero da 3 a partita a 5 a partita. I palloncini. L'ultimo oggetto di cui parleremo sono i palloncini. Ho deciso proprio perfettamente di mettere questo oggetto sulla lista perché a me ha toccato tantissimo questo nerf. Infatti i palloncini quando vennero aggiunti erano odiati da tutti, erano praticamente inutili. Più che altro non
non perché erano inutili, ma perché erano rari, si trovavano da tutte le parti e non si potevano staccare. Quindi se tu avevi 5 palloncini da una parte e 5 per terra, non potevi prendere quelli per terra e fare 10 palloncini in tutto, che era il massimo, come magari fai con gli scildini. Non lo potevi fare. Quindi o prendevi quello da 5 o prendevi quello da 5. Cioè, non ha senso. E questo comportava tantissime quantità di palloncini sparsi per la mappa. Praticamente trovavi solo quello. Ma quando poi l'Epic decise che si potevano staccare, la gente iniziò ad amarli di brutto. Perché? Perché i palloncini ti permettevano di volare, liberarti dei palloncini, aprire il deltaplano, volare da qualsiasi altra parte, quindi andare in safe era facilissimo. Volare sopra i nemici per poi piombargli addosso era facilissimo, quindi tu sentivi un fight in lontananza, 3 palloncini, salivi in alto, li lanciavi via, volavi verso il nemico e rubavi qualche kill, rubavi, lootavi, eccetera, eccetera. Erano delle cose fortissime, fighissime, li amavano tutti. E poi chiaramente mamma Epic li nerfa, diamine, e li rende viola, quindi erano più rari da trovare e fin qua va tutto bene. Ma ciò che la mamma Epic ha sbagliato secondo me tanto a nerfare era il fatto che ora i palloncini, quando tu li mollavi, non ti aprivano più il deltaplano. Quindi tutta la gente che era abituata a aprire i palloncini e a volare via, ora, quando li lanciava via, cadeva a piombo e moriva. Non avete idea di quante partite ho perso per questa cosa qui. Voi non avete idea. Ma tutti si lamentavano di sta roba. Cioè, la gente era completamente disabituata. Non avete idea. Ora, non ti resta altro che condividere il video con qualche tuo amico per fargli salire la nostalgia. E se non lo avessi ancora fatto, lasciare un mi piace, iscriverti al canale e supportarmi nello shop col codice supporto a un creatore OTPFI. Ciao! We'll be right back.